in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano, Prestito Più, Euroservice Servizi Ambientali, Expert Gas, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita. Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con A Tutto Napoli e poi incominciamo a parlare di nuovo delle partite perché si ricomincia a giocare quasi ogni tre giorni e ovviamente ci sarà anche la fase decisiva, la fase calda del campionato e quindi parleremo tanto, approfondiremo tutti gli aspetti tecnico-tattici come noi amiamo fare. Tra l'altro anche sulla questione allenatore, devo dire che noi la stiamo prendendo da un altro punto di vista, cioè stiamo cercando di analizzare le caratteristiche appunto degli allenatori, come giocano e quali potrebbero essere più o meno funzionali, non più o meno bravi, più o meno funzionali all'organico che c'ha il Napoli, quindi tutto sommato siamo sulla falsa riga di quello che caratterizza la nostra trasmissione anche in queste giornate dove con le nazionali ci impediscono di fatto di parlare di partite e dobbiamo parlare d'altro. Quindi gli allenatori saranno il tema, anche perché ne stanno uscendo due al giorno oramai, ma soprattutto la cosa divertente, coinvolgo subito Antonio Gaito, è che escono fuori molti colleghi, è sicuro, questo è quello buono, tengo il nome, cioè il nome, questo è quello giusto, vi do quasi sicuro, il Napoli ha puntato forte su questo, su quell'altro. Ma alla fine volevo dire una cosa sola a tutti questi colleghi che stanno facendo così, non fate furbi perché il giochino si riesce a fare facilmente. Come si fa il giochino? Noi mo teniamo, fin quando il Napoli annuncerà l'allenatore, Antonio, sì, teniamo altre 12, 13, 14, 15 trasmissioni, no? Potremmo, sì, fare pure noi così, ogni sera ne diamo uno certo, poi registriamo tutte le puntate, il giorno che esce facciamo vedere solo la puntata del giorno che l'abbiamo azzeccato e le altre poi vanno nel dimenticatoio. Dici tu, perché comunque ne hanno fatti talmente tanti di nomi, veramente ne mancano pochissimi su quelli attualmente in Serie A, giusto, cioè, Pirlo, Iachini e pochi se altri non sono l'hanno stati fatti. Guarda, se ora non magari ci sentono e fanno pure questi due. Se però non l'hanno beccato facendone tanti, veramente siamo alla, è come, insomma, che ne so, la roulette, alla distruzione della categoria. È come una roulette e tu hai puntato un po' su tutti i numeri, quindi prima o poi uno di quelli uscirà. Ti possiamo presentare? Ma io voglio fare una cosa bella, ti voglio presentare. No, niente, mi entri mentre... Claudia Vivenzi. Ciao ragazzi, buonasera. Ovviamente pure a me non ha fatto dire buonasera in tutto questo. Non ho detto, vai, dici buonasera perché mi sembra poi no. Da maleducati. Buonasera a tutti. Ragazzi, come sempre io vi ricordo le nostre coordinate, potete fare come Andrea da Caserta e chiamarci qui in diretta al numero 081 186 391. Guarda il monitor qua. Oppure potete, potete messaggiarci sotto le dirette Facebook delle pagine di Tutto Napoli e Telea. E poi c'è la modalità della videochiamata, come vedete c'è scritto amicizia, perché sì, siamo amici, però dovete inviare la richiesta d'amicizia alla pagina Telea18, sarete accettati e partirà la videochiamata con noi. Benissimo, quindi ne abbiamo già prenotate, però c'è tempo per farlo anche durante la trasmissione e quindi di conseguenza con i contributi che poi ci darà Antonio, sì, l'invito a tutti quanti di andare velocemente a partire da Andrea da Caserta. Ciao Andrea. Pronto, buonasera. Ciao Andrea. Andrea da Caserta. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Prima di tutto faccio gli auguri più sinceri con cuore a tutta la redazione di Telea. Grazie davvero. Io ti voglio bene, caro Paolo, e voglio bene anche Antonio, e voglio bene anche la conduttrice che deve fare molto a strada. Ti devo dire, sono stato poco bene e sono uscito fuori. Ti dico una piacere, cosa molto importante stasera. Con tutto il cuore tengo questa situazione.
Napoli deve fare una corsa su due squadre. La Juventus viene aiutata, alla quale che c'è l'Atalanta e il Milan. Con che passo falso noi possiamo fare questa Coppa dei Campioni. Io a me non mi interessa del presidente della Lorenzo, non mi interessa niente. Mi interessa sempre dire forza là. Grazie a Sai. C'ho il fiato, c'ho ancora la resistenza di dire questo, dico sempre forza là. In Napoli, devo dire la verità, abbiamo dato parecchie briciole alle scarpe. E tu sai, Paolo, ti ho detto sempre che Gattuso deve restare a Napoli. Perché non ho avuto mai un'inquadratura della squadra. Ha avuto sempre la coperta corta. Quando tu è presidente, io dico solo questo, signor presidente, quando si fa un accordo con uno di due, si va sopra un tavolo e si discute apertamente. Ma adesso tutto quello che si è fatto è tutto, diciamo, è un buon spirito per il Napoli. Io ti dico solo questo, Paolo, ti stimo e ti voglio bene. Grazie. Ti voglio bene anche a noi. Ti ripeto che il grande Dio ti dà la forza di andare avanti e ti saluto dicendo forza Napoli e ti ripeto un augurio a tutto la redazione. Grazie assai Andrea, grazie davvero. Ricambiamo, grazie Andrea, ricambio io, ricambiano tutti i colleghi qui a Telea. Tanti auguri anche a te e a tutti gli amici che ci seguono, anche se ovviamente poi ce li facciamo di nuovo venerdì e addirittura lunedì siamo in onda, quindi addirittura proprio in piena festività pasquali saremo in onda lunedì sera con una puntata che sarà di commento alla partita col Crotone, anche saremo abbastanza vicini a 48 ore, anche meno, perché si gioca alle 18.45 Juventus-Napoli, giusto? 18.45, sì, esatto. Anche meno dal match attesissimo con la Juventus. Iniziamo subito un po' di flash, Paolo. Con qualche notizia, sì, Antonio, sì. Vai. Allora faccio una carrellata rapidissima. Allora, sulla prossima partita del Napoli, Onas e Luperto, che sono i due ex della partita, sono rientrati in gruppo, quindi dovrebbero esserci. All'inizio invece Onas e Luperto, che ricordiamo, sono due giocatori del Napoli. Sì, in prestito secco. E quindi dovrebbero essere della partita. All'inizio settimana invece si ipotizzava di no. Per quanto riguarda il Napoli, Petagna e Rachmani da oggi totalmente in gruppo, quindi sono recuperati. Invece ieri si sono fermati Ospina e Demme, dovrebbero saltare il Crotone. Ospina forse anche la Juventus. Demme e poi dovrebbe rientrare con la Juventus. Sì. Poi un ultimo flash sulle nazionali, perché si gioca, sono partite di Lorenzo in panchina. Sì, sono partite insomma di bassissimo livello, però aggiorniamo sui napoletani, insomma, Insigne di Lorenzo in panchina, così come anche Fabian in Spagna, Kosovo. Benissimo, benissimo. Ricordiamo invece che Mertens ieri non ha giocato, sono finite le partite del Belgio, sì, che ha segnato Lozano in un amichevole, Lozano al 90esimo, e ha segnato Osimhen con la Nigeria, quindi diciamo buone tutto sommato le notizie che sono arrivate. Claudia? Sì, in realtà non ci sono ancora domande, la maggior parte dice forza Napoli, ma soprattutto uno abbastanza ironico è di Pasquale De Luca, dice chi è che vorrebbe vedere una live con Andrea da Caserta, che anche Andrea da Caserta ha un certo pubblico, potremmo dire. Sì, è Andrea, no, forse Andrea. Più di noi quasi, di me sì, sicuramente, Andrea, di te. Andrea, no, però Andrea è diventato personaggio, quindi se vuole siamo contentissimi un giorno anche di salutarlo con la videochiamata. Intanto andiamo da Renato. Buonasera Paolo e buonasera ad Antonio e buonasera a Claudia. Ciao, buonasera. È una gioia parlare con te. Grazie. Tu diciamo insieme a mio padre, che all'età di 4 anni mi ha portato allo stadio, diciamo mi ha indirizzato verso questa grande passione e quindi grazie. Ti addebito le mie tristezze, però ti ringrazio delle gioie. Sì. Quella è una cosa che funziona così, quando prende sta passione. Pensare che siano tutte gioie è un'utopia, però ci stanno le gioie, ci stanno le emozioni. Poi ringrazio una bella Antonio perché mi tiene sempre aggiornato con il suo ottimo giornale online delle cose del Napoli e quindi con i nazionali diciamo aggiorno molto, eccetera. Comunque volevo, visto che ti seguo anche in radio, oggi mi hai fatto morire da ridere quando è sussultato al nome di un radioascoltatore che faceva il nome di un allenatore. Lo possiamo e dire, praticamente l'ho visto in diretta e ha fatto un sussulto che mi ha fatto morire da ridere. Lo possiamo dire. Però il nome qual è? Lo possiamo dire? Io ho già capito a chi si riferisce. A Ranieri sì, ci riferiamo. Sì.
Sì, ma la cosa che mi ha fatto pensare è che, diciamo, il tuo sgradimento, come voi la chiamate in radio, è più di natura tattica piuttosto che sull'uomo, perché poi non è che Ranieri sia antipatico, insomma, è una Ah, persona insomma, seria, non disonesta, non so. mi fare dire niente, non mi fare dire niente perché dovrei tornare su cose che troppo lontane, non mi sembra Ah, proprio il caso. vabbè, allora è meglio andare Ti oltre. posso solamente dire che all'epoca veramente non c'era bisogno delle fonti, ma era tutto diretto, la mia esperienza, perché ero amico di molti calciatori e quindi le cose che dovevo sapere le sapevo proprio direttamente dai calciatori. Ho capito, invece dal punto di vista dell'allenatore, onestamente, anche dal sondaggio che facessi, ho visto una divisione fra Sarri e Gattuso, e tu, insomma, da quel che ho capito, prediligi un allenatore che non faccia la difesa a Sì, è tre, molto chiara la anche mia posizione, spiegato. per una questione di uomini che abbiamo Sì, l'ho e di spiegato. caratteristiche. L'ho spiegata già tante volte, mi sembrerebbe una mossa quantomeno azzardata e andremo a complicarci un po' le cose. Poi nel calcio può riuscire tutto, può arrivare uno che gioca a tre e vinciamo il campionato, per carità. Però non capisco perché complicarsi le cose quando già sono complicate. Seppure restiamo con un allenatore che gioca a 4, però almeno abbiamo un organico in questo momento più predisposto a quel tipo di calcio. Grazie Renato. Grazie a voi, un abbraccio. Dovremmo avere la prima videochiamata di quelle prenotate, vediamo chi è l'amico Anche che. se non so, magari se si può risolvere in qualche modo, molti ci scrivono che ci sono dei problemi di collegamento su Facebook, si blocca il video e quindi chiedono. Non lo so, forse qui forse conviene andare in diretta. E si Allora, sente anche vediamo, contemporaneamente. dovrebbe esserci l'amico, vediamo se funziona la videochiamata, noi andiamo avanti, questo non so come risolverlo io, sinceramente, vediamo se c'è l'amico per la videochiamata, se no andiamo avanti noi. Ho sentito la voce, però non lo vedo ancora. No, dobbiamo andare Andiamo. avanti. Anto Paolo, forse abbiamo trovato il modo per sintetizzare un po' le caratteristiche degli allenatori, perché c'è questo grafico che rischia di essere veramente una Bibbia nei prossimi mesi. Non so se possiamo mostrarlo, perché va a sintetizzare. Eccolo qui. Allora, lo spiego brevemente. Sì. Intanto cito la fonte Calcio Datato, perché è un lavoro molto complesso che hanno fatto questi colleghi. Allora, più ovviamente ogni simbolino di una squadra rappresenta un allenatore, più va verso destra, più aumentano la percentuale di cross, più va verso l'alto, aumenta la percentuale di lanci lunghi. Allora, come vedete, le prime 8 della classifica sono tutte, le prime 8 sulle 9 posizioni sono tutte in basso Perché non verso lanciano sinistra, tanto. perché non lanciano e non fanno tanti cross. L'eccezione è qui in alto, è il Verona, che è l'unica, insomma, che fa tantissimi lanci lunghi, il 16%, e anche, diciamo, buona percentuale di cross. Il tuo Ranieri, insomma, Lì, è chiaro. che È quello, solo vedete quello fa. che è qui, è quello che forse fa più cross di tutti e più lanci lunghi. Solo il Benevento e il Torino fanno, diciamo, peggio, tra virgolette, perché poi sappiamo che è una prerogativa delle piccole squadre. Certo. C'è la particolarità di Italiano, Che pure li che fa, fa pochi cross, però i però lanci li riesce a fa. fare tanti lanci lunghi. Quindi, forse è quello, diciamo, che alterna le varie Quelli soluzioni. che ne fanno di meno chi sono? Il Napoli, il Se Sassuolo. andiamo a vedere in basso, esce dall'inquadratura, ora ve lo Il mostro, Sassuolo mi sa che è eccolo qui, l'ultimo. il Sassuolo è proprio la squadra che fa meno cross e solo l'Atalanta fa meno lanci lunghi. L'Atalanta, vedete, è la squadra più a sinistra, è quella che fa meno cross. Il Quindi, aspetta, Sassuolo, questo però è insomma, è importante, giusto questo è mix. importante perché questo ti fa capire come a volte noi arronziamo un pochettino nelle analisi e Perciò ho detto, è nell'inserire. molto, sembra complesso, però diciamo è Perché poi a volte. intuitivo. Sì, allora, un rilievo immediatamente. Mostriamolo Come altri 10 secondi, magari, se è sono possibile. lontani De Zerbi e Italiano, che Sì. noi mettiamo nello stesso Esatto, gruppetto, esatto. e soprattutto come sono lontani due che. Per definizione generalizzata oramai della stampa vengono ritenuti fratelli siamesi, cioè Gasperini e Juric. Vero. Che Sono giocano molto. lontanissimi. Quindi vediamo un po' Chiedo meglio alla le regia, magari varie. la cortesia, se possiamo mandarle altri 5 secondi, così Paolo
No, no, per questi due aspetti ho notato subito e mi sembra che era giusto sottolineare. Gasperini e Juric fanno lo stesso calcio, si dice oramai. Invece oramai che cosa è successo? Gasperini è che, qui che Gasperini Juric a un certo punto ha avuto i giocatori di qualità e ha messo la palla. Quando c'è il giocatore di qualità metti la palla a terra qua, e la devi mettere a terra. Allora, tornando, riprendendo tutto questo discorso che tu hai affrontato globalizzando, no? Mettendo tutte le squadre del campionato, tornando ai fatti nostri, bisogna giocare a calcio, no, perché noi, il Verona è l'unica delle prime nove che è in alto insieme alle piccole. Noi con i calciatori che teniamo, ma dobbiamo giocare a calcio, dobbiamo stare qui in questo quadrato. Se qui viene noi. Juric non può pensare che con i nostri centrocampisti si possa andare a lanciare lungo sulle nove, sulle punte, per attaccare la seconda palla. I nostri centrocampisti è meglio che il Napoli già, per esempio, gli stessi, il Napoli già, per esempio, agli stessi è sulla stessa linea dei lanci lunghi, ad esempio, dell'Inter e della Juventus. Se vogliamo, non è proprio un bene, perché il Napoli non ha poi gli stessi giocatori a livello fisico dell'Inter. Quindi il Napoli dovrebbe essere più verso, ancora verso il Sassuolo, esatto, dici il Napoli dà il meglio quando è in questo, in questi quadrati qui, ancora, diciamo, perfezionare quel gioco palla a terra di combinazioni manda strette subito, esatto. Ma falla vedere poi, c'è quella, la mail di De Laurentiis, no, non ce l'hai, non ce l'ho, non ce l'ho, se no gliela mandai. Salvatore, magari ciao, mi mandi un WhatsApp. Buonasera, eccoti qua Salvatore, dovremmo vederti tra un attimo. Eccoti qua, ciao Salvatore. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Ti vediamo Salvatore, ciao, buonasera, prego. Tutto bene? Tutto bene, vai, sì, sì. Paolo, io sono d'accordo con te che dovrebbe arrivare un allenatore che fa la difesa a 4, indubbiamente. Perché la difesa a 3 in Napoli non c'entra niente con la difesa a 3 attualmente. Dovrebbe cambiare tutta la squadra. No, poi dopo oggi siamo entrati più nel dettaglio con questa grafica interessante che ci ha fatto vedere Antonio, che è stata fatta dai colleghi di Calcio Datato, ricordiamo la fonte. Sito di statistiche. Sito di statistiche. Addirittura, se vogliamo prendere e essere maniacali nella scelta, dovrebbe, anche perché si usa un espresso molto positivamente su italiano, dovrebbe oggi, in linea con il progetto e con le caratteristiche dei giocatori del Napoli, prevalere De Zerbi su italiano, se vogliamo dare una rilevanza, e secondo me dobbiamo poi darla. Poi da rapportare questo discorso, no, faccio brevemente questa specifica, chiaramente italiano crossa meno del Napoli, e ha tanti lanci forse perché esce nella sofferenza, certo, deve lanciare perché soffrirà, perché tecnicamente è la squadra più scarsa del campionato, credo. Sì, penso di sì. Salvatore, prego. Sì, indubbiamente sia De Zerbi che italiano secondo me sono due buoni prospettici, però io credo che De Zerbi ha delle lacune in fase difensiva, mentre italiano, essendo giovane, è sempre una scommessa, giustamente. Sì, in più o meno l'età. Sarebbe un punto interrogativo, anche il mio preferito sarebbe Sarri, che la penso come te, è il migliore. Finora in Italia, dimostrato. Si deve vedere se è attendibile la cosa oppure no. Diciamo, gli ultimi due anni che ha allenato in Italia, Sarri ha vinto tutte e due volte lo scudetto, perché col Napoli nel 2018 l'ha vinto, e l'ha vinto con la Juventus l'anno scorso senza avere la squadra più forte, perché la Juventus dell'anno scorso non era la più forte. Ma no, secondo me l'anno scorso la Juve non lo seguiva. Perciò pensa, ha vinto un due. Un allenatore talmente perfezionistico che deve avere dei giocatori umili da seguirlo. Sì, è questo, sì. I giocatori della Juve sono pieni di loro, si è visto, e si credevano di essere onnipotenti e non lo seguivano. E indubbiamente, se non lo segui, non puoi fare il calcio di sabato. No, questo è senza dubbio, è così. È così, secondo me parla pure non sue, no, è così. E la storia era una storia difficile da quando era nata, però ci hanno provato, non è andata bene, hanno vinto lo scudetto, l'hanno vinto, e io ripeto, sono convinto, e quest'anno, come sta andando la Juve con Pirlo, più o meno lo conferma questa mia convinzione, che era finito il ciclo della Juventus. E quindi probabilmente non l'avrebbe vinto già l'anno scorso se non ci fosse stato Sarri, che poi in un modo o in un altro, pur senza riuscire a trasmettere del tutto il suo calcio, ha portato a casa il risultato. Sì, indubbiamente.
sia in Inghilterra che Quindi tu alla niente Juventus. scommesse, ma andresti sul, diciamo, quasi sicuro. Io, anche se perdiamo la partita, noi prendiamo quattro champagne. Io mi divertivo a vedere quel Non c'è dubbio. calcio. Ad occhi chiusi si trovano i giocatori. Grazie, Salvatore. Quindi, prego, buona serata. Buona Ciao, serata. grazie. Claudia. Sì, parliamo di Gattuso, stiamo parlando del post Gattuso, questo toto allenatori. Non convince troppo Cesare Occhiati che dice è un vero peccato sentir parlare di toto allenatori perché Gattuso è un grande uomo e un grande allenatore. Dice sì, uomo perché l'uomo arriva prima dell'allenatore. Allora, qua gli Bisognava uomini. dargli fiducia e non criticarlo per una squadra decimata. Vabbè, ma pure Gaeta è una bravissima persona, ma non penso che nessuno gli vuole dare la panchina del Napoli. Non è proprio che funziona così. Diciamo, sì, capisco, ho fatto una battuta, ovviamente. Per quanto riguarda il discorso di Gattuso, Però lo sai, molti parlano di sì, dal Gattuso, punto di vista umano, poi un c'è il bravo uomo, discorso di però. Sarri, che pure non è un delinquente, pure è una brava persona, però ha fatto delle cose che ai napoletani, a noi napoletani, Ma ha diciamo detto delle cose che a noi non colleghiamo sono piaciute. l'umanità al lato dello spogliatoio, il rapporto con i giocatori, poi della persona in sé nel privato, Non onestamente. Anche perché Troppo poi non li conosciamo, contapoco non nel mi calcio. par No, di no. conoscerli singolarmente, non siamo andati a No, cena, non dai. ci è Contapoco e capitato. poi non li conosciamo nel privato veramente, diciamo, vero. No, ma infatti, saranno tutte bravissime persone. Poi dopo il serial killer si nasconde a volte dietro gli insospettabili, questo pure è vero, però ritengo che. Salutava sempre, No, dice. i film questo ci dicono, no? Che quelli più È vero, è quello più silenzioso, quello più che sembra per tranquillo. bene, bravo, affettuoso, che all'inizio è disponibilissimo con tutti, è la persona più ben disposta verso il prossimo, poi la sera esce e fa delle cose che insomma sono un po' peggio di fare una dichiarazione che ci piace o non ci piace, sulle quali noi ovviamente ogni volta non è così, quando noi pare che drammatizziamo, sempre però diminuiamola la cosa, Stiamo parlando delle cose che ha detto Sarri che non ci sono piaciute, però Sarri non è che ci è venuto a rubare a casa nessuno di noi, non è che ha fatto queste cose gravissime nei confronti del popolo Sì. napoletano, si è fatto prendere dalla mano da dichiarazioni nelle quali si beava Sarri è la prova ed di quello era che stai dicendo, no? osannato, forse non aveva, non gli è venuto il pensiero lontano, ma se un giorno mi chiama la Juventus, io poi come faccio con tutte queste cose che ho detto? Non ha pensato a questo scenario. Quando questo scenario si è manifestato, ha detto: guagliù, ma io ci vado perché poi sono un Che professionista. Sarri proprio su questo discorso che l'amico che scriveva sulla diretta fa per Gattuso. I napoletani amavano Sarri proprio anche dal punto di vista Sì. dell'uomo, perché era capopopolo, c'era il palazzo da conquistare, le maglie a Secondo me forse abbiamo righe che erano nei esagerato. Ma Poi è Gattuso andato lì invece, e si è dov'è che ha scoperto che fatto tutto quello che diceva non era breccia? vero, perché il Però. palazzo non esisteva più. Le maglie a Beh. righe non erano quelle bianco-nere, ma erano rosso-nere. Gli Vero. arbitri invece non c'entrano nulla, vince sempre il più forte. Quindi ha cambiato totalmente, Però quindi noi a siamo. volte apprezziamo l'uomo in base alle circostanze. Esatto, bravo, noi siamo un po' passionali e a volte esageriamo perché forse abbiamo esagerato in positivo su Sarri, vedendolo come il condottiero di tutti noi nella rivolta dei poveri contro i ricchi, del sud contro il nord, Vero. delle e Ci sono l'abbiamo stati messi esagerata, dei significati sociali abbiamo messo i Poi è andato lì, significati, hai detto io non so poi niente. adesso questi significati li togliamo e addirittura pensiamo che è la peggior persona, sempre esagerate sono le valutazioni. Sì. Raffaele, ciao. Buonasera, ciao Paolo, Ciao Raffaele. saluto ai tuoi colleghi, Buonasera. sempre con me per la trasmissione, buonasera. Ciao. No, volevo farti una battuta. No, adesso sanno che il Covid che ha colpito la Polonia è colpa di Gattuso. No, nel senso che devo fare una critica alla tua categoria, scusami. Perché sono alcuni giornalisti che sono proprio accaniti con il suo Gattuso. Nel senso che fanno anche i paragoni. Dicono che adesso a Milano sono contenti perché giustamente vinceranno lo scudetto Vedi, e poi vanno a criticare il Raffaele, io Napoli posso per rispondere, l'Europa. io posso Giornalisti rispondere. napoletani? Io rispondo di quello che dico io e rispondo anche, diciamo, che Antonio sta qui, risponde lui di quello che dice lui, però insomma rispondo della trasmissione che Antonio fa con me. La mia e anche quella di Antonio, posizione, è stata di una semplicità estrema, nel senso che quando ci sono state le brutte partite, con degli errori che noi abbiamo fatto vedere, ma mica noi li abbiamo nascosti, li abbiamo detti e quindi siamo stati pure molto critici in quelle situazioni nei confronti di Però Gattuso. così come al contempo, quando Quando c'erano sono da state le cose fare. buone le abbiamo No, raccontate. ma questo non era per te, non era più No, per lo so, lo te. so. Io Ma penso poi che il ti segue la segreto. vita, no?
giusto perché è una cosa proprio che non si può sentire. Ma perché, poi, ma perché la nostra professione... Che l'Inter ha fallito in Europa, cioè ha fatto l'ultimo... Pronto? Ma perché Antonio Gaito mette a me, mi mette quando faccio considerazioni tecnico-tattiche sulle partite, mi mette sul sito perché sa che poi molti lo vanno a visualizzare quello che ho detto io facendo considerazioni tecnico-tattiche, ad altri li mette solo se fanno la dichiarazione roboante e allora tutti quanti mica per tutti tutti quanti sono contenti di stare su tutto Napoli, sui siti più il calcio Napoli 1926, no, voi mi mettete o non mi mettete mai? Certo che ti mettiamo. L'ultima cosa, sai, che mi è un argomento che a me piace, nel senso di ciò dei calciatori, ma il presidente deve stare tranquillo perché in Ciro ci sono ottimi calciatori da scoprire e da prendere. Mai voglia quando ce ne sta. Io me ne posisco perché vedo altre squadre. Se parli, se parli in pubblico, quando facciamo la trasmissione di Auriemma, o anche in privato, come mi capita, sì, con Salvatore Bagni, che questo fa nella vita e lo fa anche molto bene, cioè conosce calciatori un po' in giro in ogni angolo del mondo, di qualsiasi nome si parla, Salvatore dice sì, però ce ne stanno di migliori che costano meno e io ne sono convinto che è così. Quindi basta muoversi bene, sapersi muovere bene, avere le competenze e le conoscenze. Esatto. Competenze e conoscenze, perché non basta la competenza, devi pure avere quelle conoscenze per arrivarci. Perché poi ci sono... In questo momento noi non so quanta competenza teniamo, forse ne teniamo anche. Sapendo che poi nessuno è infallibile, per carità, perché poi falliscono quelli là pagati 50, 100 milioni, perché non potrebbe fallire un giovane? Quindi Un as, mo per esempio domenica, sabato gioca contro di noi. Noi l'abbiamo semi bocciato perché l'abbiamo mandato via. Adesso farà bene, penso, quest'anno a Crotone, torna a Napoli, trova l'allenatore che lo vede bene, fa il ritiro bene, resta qui, raccontiamo una storia diversa pure su Nas. E quindi qua, pure in questo caso, col tempo si possono rivalutare pure alcune scelte di Giuntoli, perché poi a Napoli se non riesci nei primi 4 mesi vieni bocciato e viene bocciato chi ti ha preso. Se invece c'è più tempo per aspettare, probabilmente si possono aggiustare le cose. Grazie Raffaele. L'ultima cosa veloce, ti lascio l'ascolto per televisione. Vai. Cosa ne pensi dei mercati norvegesi, olandesi, soprattutto quel centrocampista che abbiamo contato noi con la Z? Tu l'hai visionato, l'hai visto, ti piace, perché non l'ha bloccato subito? Grazie, commento della trasmissione. Qua dipende, ma non è tanto facile. Ci giochi, non è che lo blocchi, che faccio, lo chiudevamo a Napoli a Coop Miners, tanto per fare un nome. È difficile, ci sono dinamiche oramai di mercato molto più complesse. Forse una volta era così, che tu veramente avvicinavi il calciatore e impostavi già una trattativa, adesso devi passare per procurato. Coop Miners 17 gol, poi è rigorista per carità, però molto forte, si è visto subito a Napoli, soprattutto per la personalità. Ora sta giocando con l'Under 21, però già era nel giro di quella maggiore. Sì, giocatore molto forte. Comunque sì, norvegesi, olandesi, ma oramai in ogni angolo del mondo escono i calciatori buoni, non è più come una volta. Ci fermiamo. Da Euronics Gruppo Tufano, acquista 2 o più prodotti per un importo complessivo di almeno 799 euro e subito per te c'è lo sconto dell'IVA. KitchenAid impastatrice con movimento planetario, tua a 286 euro. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Euronics Gruppo Tufano, ti conviene sempre! Professionalità e qualità. La soluzione giusta con Euroservice. Servizi ambientali. Gli specialisti in servizi di pulizia, disinfestazione, pest control, manutenzione aree verdi, bonifiche ambientali, lavori di smaltimento rifiuti. Contattateci. Il nostro personale specializzato è a vostra disposizione. Euroservice. A Napoli, in via Roberto Bracco 45. Per info 392-318-8088. Expert Gas.
il clima ideale per ogni tua esigenza di vita. Esperienza trentennale nel settore termoidraulica, sempre all'avanguardia nelle installazioni, con soluzioni innovative per impianti di riscaldamento. Specialisti nella climatizzazione sia civile che aziendale, con trasporto e montaggio incluso e rilascio della certificazione F-Gas. Inoltre, sanificazioni per tutti i tipi di impianto, esperti in stufi a pellet, depuratori d'acqua e ristrutturazione bagni, con cambio da vasca a doccia. Contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Expert Gas, nella Galleria Commerciale Atlante, al Corso Europa 369, Melito di Napoli. Eurometal Benitozzi. Dedichiamo il nostro lavoro rispettando le idee altrui e garantendo professionalità e serietà. Lavorazione in alluminio a taglio termico, zanzariere, sostituzione vetri blindati, tapparelle in alluminio, PVC, acciaio, motorizzate e manuali, tende da sole, verande e scorrevoli, lavorazione e riparazione ferro. Qui puoi acquistare i tuoi infissi a metà prezzo, grazie al credito Eco Bonus. Eurometal Benitozzi, via Vicinale Tamburriello 1, Casal Nuovo, telefono 081 52 29 541. Ciao e benvenuti in Prestito Più. Se sei un pensionato INPS con una pensione di almeno 600 euro, chiamando l'800 821 822 potrai ottenere un prestito fino a 50.000 euro, restituibile in 120 mesi alle migliori condizioni di mercato ed in convenzione INPS. Con noi di Prestito Più, ricevere un finanziamento è veramente facile. La documentazione necessaria è semplice e il tempo di istruttoria della pratica è velocissimo. Con una sola telefonata potrai ottenere la somma richiesta comodamente a casa tua, in modo veloce, trasparente e conveniente. Prestito Più. Più di così? Kaleidostone. Da oltre 30 anni lavoriamo con passione marmi, pietre naturali e quarzi, attraverso l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e alla competenza delle nostre maestranze. Creiamo prodotti di qualità curati in ogni dettaglio, avvalendoci di un team di architetti e tecnici specializzati e collaborando con artigiani del ferro e del legno. Realizziamo un'ampia gamma di prodotti che vanno dai rivestimenti ai pavimenti, ai singoli oggetti di design. Siamo rivenditori autorizzati dei prodotti Cosentino, Laminam e Lapitec. Ci trovi a Napoli, via Domenico Padula 109, sul web kaleidostone.eu. Seguici anche sui social. Benvenuti nel mondo di Termotecnica. Da anni ci occupiamo della cura di caldaie, condizionatori, scaldini e tanto altro. Con passione e serietà ci dedichiamo alla cura dei nostri clienti, vantando uno tra i migliori customer care della Campania. Assistenza autorizzata dei marchi Chaffauteau e Armand Saunier Duval. Termotecnica, a Melito, in via Lago Trasimeno 2123. Telefono 081 01 20 311. Sul web assistenzatecnicacaldaie.it e chaffauteauassistenza.it. Eccoci qui. Allora, tra poco facciamo altre videochiamate in diretta, però in questo momento siamo sullo zoccolo duro degli ascoltatori che ci seguono in Campania, anche nelle altre regioni dove arriva il segnale di Telea. Non siamo invece in questo momento con i tanti amici che ci seguono anche dall'estero, perché c'è un problema, dipende da noi ovviamente, per quanto riguarda la trasmissione in streaming della nostra diretta. Speriamo al più presto si possa ripristinare, anche perché se ci chiama qualcuno da fuori poi vuole avere, diciamo, la soddisfazione anche di vedersi. Per il momento questo problema non si pone, perché mentre interviene in diretta Facebook si può tranquillamente
guardare sul canale 18 di TeleA, perché è a Napoli l'amico che interviene adesso. Salvatore, ciao. No, non c'è Salvatore. No, c'era una grafica posticipato che mi ha fatto dire una cosa. No, io voglio dirti, perché qualche messaggio me lo sono per fortuna scritto, perché script amanent, insomma, e quindi qualcuno me lo sono salvato, uno un po' simpatico, però che dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare e a Paolo Del Genio quel che è di Paolo Del Genio, perché Massimo Morra dice: di tutti gli allenatori noi vogliamo Del Genio come allenatore del Napoli. Vabbè, sì, la sì. Tua candidatura come allenatore prende sempre non più perché piega. No, forse perché sono bravo. No, ma questo è, diciamo, da un certo lato è divertente. Allora, è divertente. Tre cose dico su questo gioco. Uno, è divertente. E vi ringrazio, perché un po' mi prendete in giro, un po' c'è una stima. No, però un po' secondo me un po' ci di credono, stima perché c'è, però sanno un po' mi che... prendono pure in giro. Però a me, sia se c'è la stima, sia se poi mi prendono in giro, vorrebbero invece. Sia se mi prendono in giro affettuosamente, mi va bene tutte e due, quindi mi va bene. La seconda è perché evidentemente non sono soddisfatti da nessun nome, allora vanno sulla provocazione, sparano il nome a cacchio, dicendo uno che non può mai. Però questo non è troppo bene, soprattutto per il Napoli. E questo poi tu ti negativa, prendi la nomina, non importa come, è importante il risultato. Negativa per il Napoli. Però, insomma, è un gioco, quindi va bene farlo, partecipare. Però diciamo che non sono in grado, ragazzi, ve lo dico ufficialmente, non sono in grado. Quelli che l'hanno scritto se è scherzoso, bravi. A quelli che l'hanno scritto seriamente vi dico: non sarei proprio in grado, non saprei nemmeno da dove cominciare. Però, come si fa a allenare una squadra professionistica senza aver avuto un'esperienza? Posso essere il più grande? Allora, io sono presuntuoso, io ne capisco tantissimo, posso capirne pure di più di uno che fa l'allenatore professionista, però allenare è un'altra cosa. Poi non è che fanno il tuo nome perché poi avresti un grande consigliere. Sì. la prima donna consigliere, no, stiamo parlando di Claudia, chiaramente, o di te. Credo che stiamo parlando di Claudio. Facciamolo cadere nel vuoto. Però abbiamo ragazzi, se arrivate a questi livelli, io veramente vi seguirò ovunque, anche negli spogliatoi, se può servire una mano, lo sapete, io poi mi metto a disposizione. Posso direi che tutto. Per uscire da questo terreno scivoloso possiamo andare da questa videochiamata, no? Vabbè, da... comunque questo, ma non facciamo la discriminazione sessista. Cioè, le donne allenatrici prima o poi alleneranno gli uomini e chiaramente entra negli spogliatoi, non fa niente, insomma, non è quello il problema. Valerio, che ne pensi di questo momento di trasmissione? Non so se l'hai potuto seguire oppure no. Non lo so se stai seguendo o no. Purtroppo l'ha seguito. Allora, l'ho seguito perché ero perché sei in diretta, diciamo, perché altrimenti la diretta non funziona. Dietro le quinte. Sì, su Facebook ogni tanto si bloccava, adesso è sparito purtroppo. Sì, stasera abbiamo questo problema. Un po' di problemi. Vabbè, tu ti autoregistri, comunque, sì, che fai? Le donne nel calcio, le donne che io cerco di seguire anche il calcio femminile ogni tanto, e mi fa male che non sia proprio del Napoli la squadra. È uno dei pochi casi, sì. Juventus è la Juventus, il Milan è il Milan, l'Inter è l'Inter, la Roma è la Roma, il Napoli è un altro Napoli. Perché? Perché De Laurentiis, no, la risposta è facile, non è difficile, perché De Laurentiis ne parlò ma poi non c'è mai andato con convinzione, e ci sono altre persone che lo stanno facendo pure bene, speriamo si salvino quest'anno, e poi l'anno prossimo, se quest'anno si salvano, pare ci siano i presupposti per fare la squadra più forte. Speriamo. Tra l'altro c'è anche l'anno prossimo ne potremmo avere due in Serie A, perché c'è il Pomigliano che è in testa e potrebbe andare in Serie A, quindi potremmo però avere so due. Che c'è un Napoli proprio della società sportiva, però nelle categorie insomma giovanili. Forse solo giovanili, sì. Perché poi evidentemente sì, quando ci sarà il passaggio di età proveranno a portarle, immagino. Vabbè, Valerio, andiamo sul Napoli. Chiusa parentesi. Maschile a questo punto. Sì, vabbè, io non so se ne ho parlato prima, però volevo parlare un pochino del Crotone perché non sto tranquillissimo. Nel senso, il trappolone dietro l'angolo, non pensiamo subito alla Juventus, cerchiamo di prenderci questi tre punti importanti, perché altrimenti non si può fare la rincorsa alla Champions se stecchi. E quindi volevo chiedere un po' a voi, visto che io non ho potuto seguire il Crotone di Cosmi da vicino, però segnano parecchi gol, se la giocano un po' più a viso aperto. Ma più che giocarsela a viso aperto, secondo me dipende proprio dalle caratteristiche di questa squadra, che è abbastanza forte in avanti, anche i centrocampisti sono qualitativi, gli esterni, i quinti sono qualitativi, Messias, Unas hanno aggiunto adesso, più Simi sono bravi, però poi complessivamente la fase difensiva e nello specifico forse i difensori,
vengono un po' meno e ne prendono quasi sempre di più di quanti ne fanno, questa è la verità. E allora credo possa essere la partita di Osimhen dal primo minuto, visto che è in fiducia. Io ho guardato 9 minuti di highlights di Benin Nigeria giusto per vedere il palo di Osimhen prima del gol che poi ha fatto nell'altra partita. È un calcio che non si può guardare, meno male che questa è l'ultima delle nazionali, perché non se ne può più personalmente, con giudizio. No, ma non c'è dubbio. Io sinceramente, guarda, a volte ci stanno le partite più improbabili del mondo, io me le vedo interamente, quelle delle nazionali, quando riesco a vedere 10 minuti, un quarto d'ora contemporaneamente, ammetto che se c'è una partita di campionato inglese, di campionato tedesco, ci può stare, io sono appassionato anche di cinema, ci può essere il più bel film del mondo in TV, io non lo guardo, semmai lo registro, ma non ce la faccio se c'è la partita bella. In questi momenti qui, mentre ci stanno le partite anche dell'Italia, lo devo ammettere, mi guardo, se c'è un bel film vado sul bel film. Pensate un po'. Sì, no, condivido purtroppo, un pochino giusto per vedere se non si infortunano i nostri, e questa era la preoccupazione. Sì, sì, no, poi dopo, per carità, il giro su tutti i siti per vedere come è andata a finire, anzi no, nemmeno sui siti, mi vado a guardare ogni 20 minuti, perché poi sono un fissato del Napoli, mi vado a guardare sì i risultati, diretta, e mi vado a guardare se il giocatore del Napoli è uscito. Vabbè, ieri è stato se è uscito mi vado a vedere, pensate che pazzo che sono, se il giocatore del Napoli è uscito mi vado a vedere cronaca per vedere se è uscito, perché prima abbia dato una botta, se è uscito per una semplice sostituzione. Quella terribile icona. Esatto, sì, che fanno dell'infortunio, sì. Quindi ragazzi, voi che pensate? Un po' di turnover in vista della Juve? È un po' obbligato, perché Koulibaly non c'è, Demme non c'è, deve scegliere fra Osimhen e Mertens, deve scegliere fra Politano, per fortuna, può scegliere fra Politano, certo, e Lozano, deve scegliere fra i difensori, ce ne ha tre, devono giocare in due, i centrali, sì, deve scegliere per gli esterni, ce ne ha tre, devono giocare in due, e deve scegliere fra i centrocampisti centrali, ce ne ha tre, se non c'è Demme, non c'è Demme, e devono giocare in due. Sì, non è neanche tanto... Fabian giocherà, Bakayoko o Lobot, che vedremo finalmente. Non lo so se poi possiamo chiamarlo turnover, comunque ci saranno due formazioni molto diverse tra Crotone e Juventus, proprio perché, come dicevi tu Paolo, tutti ci sono gli esclusi cambi, da questi ci sono tre... dei cambi obbligati, Demme recupererà per la Juve... Vediamo Spina. Tutti gli esclusi da questi tre per due maglie, sì, poi saranno titolari. Poi è chiaro, tu hai Lozano, però Politano sfrutti che ha avuto 2 settimane qui a Castelvolturno, sì, quindi sì, gioca esatto, lui col Crotone e poi Lozano a Torino. Quindi sono rotazioni, diciamo, che io mi aspettavo da Gattuso anche prima, onestamente, quando erano tutti al completo all'inizio della stagione. Adesso, per esempio, la staffetta la può fare Mertens, Zielinski, e potrebbe fare Osimhen, Petagna. Sì, poi comunque hai 5 cambi, dobbiamo... li gestisci in corso d'opera. Diciamo che sulla carta poi possiamo temere qualsiasi partita, ci mancherebbe, Valerio ha ragione. Però... il Crotone, 9 sconfitte nelle ultime 10, ha vinto solo col Torino che era decimato, sì, pure di più. Quindi onestamente puoi gestire bene i rientri, qualche giocatore ancora acciaccato, eccetera. Io darei una chance a Elmas. Elmas, come no, sicuramente, ha segnato anche lui, tra l'altro abbiamo parlato del gol di Osimhen, del gol di tra l'altro sta giocando Lozano. Adesso contro la Germania, titolare. Sì. Ah, addirittura contro la Germania, sì, partita quindi... da seguire con attenzione. Va bene, grazie Valerio, ci vediamo presto. Grazie a voi, come ciao sempre. Valerio. Ciao Claudia. Ciao. Ciao, un abbraccio. Claudia. Beh, c'è da dire che col Crotone dobbiamo necessariamente fare risultato, però siamo anche gli stessi, abbiamo parlato appunto del Torino, che abbiamo pareggiato col Torino, lo Spezia ci ha fatto quello che ci ha fatto, è un altro Napoli però. Sì, è un momento magari diverso. Il tranello è dietro l'angolo, proprio no, sul no. Crotone e... tranello che non ci possiamo permettere nel momento in cui si pensa però, vale, alla zona Champions. Messaggi, puoi fare anche un'altra cosa, mandi messaggi e dici che dici Claudia Vivenzio, scrive Claudia Vivenzio. Sì, pure... qualche domanda ce l'ho, tra poco ve la faccio, però proprio perché parlavamo di turnover col Crotone, in parte avete risposto, però questa non è una domanda la probabile formazione vostra, ma chi preferireste appunto tra Lozano e Politano? Forse Politano perché si è allenato con la squadra anziché Lozano. Beh, impegnato col Messico. Devi vedere che pensa in chiave Juventus. Forse Lozano deve mettere anche un po' Lozano di Lozano ha fatto 180 minuti la nazionale e credo rientrerà domani. Perché domani? Credo oggi, no? Cioè per l'allenamento di domani. Magari è rientrato nel pomeriggio, però non si è allenato in mattina.
Ripeto, credo venga premiato Politano perché si è allenato 2 settimane, poi Lozano magari lo hai fresco mercoledì. Per Torino. Comunque l'importante è che Lozano e Osimhen, perché da un lato noi sottolineavamo Mertens e Insigne che non sono stati spremuti, risparmiati entrambi per la terza gara. Sì. Oddio, Insigne parte dalla panchina, poi magari entra, però non la giocherà tutta. Dall'altro lato, i giocatori che hanno giocato meno invece hanno avuto un minutaggio. Elmas tutte le partite, sì. Osimhen ha segnato minutaggio, Lozano 2 partite intere ha segnato, quindi beh, diciamo che è abbastanza positivo questo. Giuseppe da Orta di Atella. Sì, ma c'è di passo. Giuseppe, ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Ciao Paolo, ciao a tutti, ciao. Buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione e per gli argomenti trattati. Grazie. Volevo solo però diciamo mettere un punto sulla situazione, diciamo è vero che c'è il silenzio stampa, però già mettere e continuare a mettere Gattuso sempre in discussione non la vedo una cosa tanto positiva proprio per il Napoli stesso. Ma io non credo che incida oramai la squadra, l'allenatore sono concentrati su quello che devono fare, è passato il momento di turbolenza fra allenatore e presidente, diciamo così. Siccome penso che le strade ormai siano definite. Oramai ognuno non si può destabilizzare un qualcosa che già è stato destabilizzato. Sì, ognuno da professionista darà il massimo. Ci sono degli obiettivi. Però guarda che le certezze non ce le ha nessuno, si vive... No, ma dico le sulle... Tutti uniti è impossibile, Giuseppe. Tutti uniti è impossibile. Tutti uniti non sono stati. Allora, lo so. Tutti però... uniti. Allora, come si può pretendere che siamo tutti uniti, i giornalisti e i tifosi, quando non sono riusciti ad essere tutti uniti nemmeno loro del Napoli? Fammelo dire. Ora è passato, l'ho detto quando lo dovevo dire, adesso non ci voglio tornare su. Ma a un certo punto non sono stati uniti fra di loro, poi chiedono o si chiede l'unione a noi. E l'unione non serve, si deve essere professionali, andare bene avanti e lavorare bene. Sì, posso permettere di passare i saluti a mia figlia? Sì, come no? Deve intervenire lei. Giada. Ciao, come ti chiami? Giada. Ciao Giada. Tifosa ovviamente, quanti anni hai? Gioia, credo si chiami. 4 anni. Gioia, sì. Gioia, no Giada. Va bene, Gioia o Giada? Gioia. Va bene, Gioia. Gioia. Gioia, perché tu dici Gioia e sembra... Ciao a tutti i nonni. Ciao, ciao. E forza Napoli. Bravissima. Ciao, Gioia. Ciao Giuseppe, ciao. Grazie. Paolo, ma non è che l'udito ti sta abbandonando, no? No, perché avevo sentito, è la pronuncia della bambina. Scherzo. Che c'è la pronuncia pure io avevo sentito questa cosa, sì. Giada, dice, sì. Giada, sembra così. Vabbè, comunque, adesso non è la pronuncia di Gioia, che salutiamo e salutiamo anche Giuseppe e ci fermiamo anche. Ciao e benvenuti in Prestito Più. Se sei un pensionato INPS con una pensione di almeno 600 euro, chiamando l'800 821 822 potrai ottenere un prestito fino a 50.000 euro, restituibile in 120 mesi alle migliori condizioni di mercato ed in convenzione INPS. Con noi di Prestito Più ricevere un finanziamento è veramente facile, la documentazione necessaria è semplice e il tempo di istruttoria della pratica è velocissimo. Con una sola telefonata potrai ottenere la somma richiesta comodamente a casa tua, in modo veloce, trasparente e conveniente. Prestito Più, più di così? Noval Group, da oltre 40 anni specializzati nella progettazione e produzione di infissi in alluminio e alluminio legno, 100% made in Italy. Una grande tradizione in costante innovazione e la certezza di un'assistenza tecnica specializzata ci rende apprezzati in Italia e all'estero. Vendita di profilati e accessoristica per serramentisti. Realizzazione di una gamma completa di serramenti, oscuranti e porte interni in alluminio, infissi a taglio termico. Cerca il tuo punto vendita più vicino
vicino a te, contattandosi allo 081 831 9604 e sul web novalgruppo.it. Sicurezza e igiene dappertutto con CHL Service. I specialisti con un'esperienza ventennale nella disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e pulizia professionale di qualsiasi ambiente. Siamo distributori dei migliori prodotti per l'igiene civile e aziendale. Grazie al costante aggiornamento garantiamo ai nostri clienti professionalità, tecnologia ed efficienza. Siamo a Napoli, in via Nuova Poggio Reale 92A. Telefono 081 27 71 4. 443 sul web chlservice.it. Nova Art Infissi rende fantastica la casa dei tuoi sogni. Dal 1986 con maestri e artigiani realizziamo dagli infissi alle porte, dalla cucina al bagno, dal living alla cabina armadio, fino all'arredamento completo. I vostri desideri ci hanno fatto crescere. Nova Art Infissi, via Pigna 64, Casalnuovo di Napoli. Telefono 081 522 55 19. Segui le nostre pagine social su Facebook ed Instagram. Kaleidostone. Da oltre 30 anni lavoriamo con passione marmi, pietre naturali e quarzi, attraverso l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e alla competenza delle nostre maestranze. Creiamo prodotti di qualità curati in ogni dettaglio, avvalendoci di un team di architetti e tecnici specializzati e collaborando con artigiani del ferro e del legno. Realizziamo un'ampia gamma di prodotti che vanno dai rivestimenti ai pavimenti, ai singoli oggetti di design. Siamo rivenditori autorizzati dei prodotti Cosentino, Laminam e Lapitec. Ci trovi a Napoli, via Domenico Padula 109, sul web kaleidostone.eu. Seguici anche sui social. Expert Gas, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita. Esperienza trentennale nel settore termoidraulica, sempre all'avanguardia nelle installazioni, con soluzioni innovative per impianti di riscaldamento. Specialisti nella climatizzazione sia civile che aziendale, con trasporto e montaggio incluso e rilascio della certificazione F-Gas. Inoltre, sanificazioni per tutti i tipi di impianto. Esperti in stufi a pellet, depuratori d'acqua e ristrutturazione bagni, con cambio da vasca a doccia. Contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Expert Gas, nella Galleria Commerciale Atlante, al Corso Europa 369, Melito di Napoli. Teniamo Claudia, non stanno arrivando le mie messaggi, ecco, per un problema tecnico, serve oppure la salutiamo? Ma Paolo, Claudia comunque userà le domande delle scorse puntate, in evase. No, posso fare, a parte che c'è, volete andare a rispondere? No, rispondi prima. No, che c'era una domanda che potrei fare io, non so se voi me la potete accogliere oppure me la rifiutate. No, Claudia Vivenzio ci dice, si parla anche... Claudia Vivenzio da dove? Dagli studi di Telea. Incredibile, che coincidenza. Anche voi qui, incredibile. Sì, Claudio Vivenzio ci dice che un nome anche che sta circolando oltre quasi alla decina, quasi ormai ventina di nomi che sono per il posto Gattuso, c'è anche quello di Simone Inzaghi, che non abbiamo parlato. Oggi, appena abbiamo parlato altre volte, oggi è uscito Dionisi come nome di giornata. Anche, dell'Empoli. È tornato anche Galtier. Galtier è tornato, mentre da Roma qualcuno ha detto De Zerbi è fatta, esatto. Quasi. Quindi anche oggi li hanno rifatti tutti. Ma sai che votta per questa panchina del Napoli? Alla fine si presenteranno tutti quanti, li convoca. Sai che fa Aurelio? Li convoca tutti lo stesso giorno, fa il vero casting. È vero, uno a uno. Lo stesso giorno fa dare i numeri a tutti quanti. In base Salve, sono Simone Inzaghi, io nella mia carriera. Dopodiché li fa stare là e poi alla fine diventa esce un lui. Reality a un certo punto. Esce lui e decide. È veramente, la scalata verso il milione. Non gliela dare quest'idea De Laurentiis, del reality per il tot allenatore, che quello la fa. Francesco da Caserta, ciao.
Francesco. Buonasera, mi sentite? Sì, perfettamente. Buonasera. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Un caro Grazie. saluto in particolare a Paolo che seguo veramente da tanti, tanti anni. Grazie, Francesco. Come potete notare a Caserta non c'è solo l'illustre amico Andrea, ma non vive solo lui. Vero. A Ottima popolarità, osservazione. fai fatica, ma a competere con Andrea. Se da oggi in poi, Assolutamente, se da oggi in poi assolutamente. ti impegni, però è difficile. Farti una nicchia di pubblico anche tu perché Andrea è seguitissimo, veramente a gran richiesta. Allora, io volevo fare una domanda a Paola. Che cosa ne pensava sul mio ragionamento? Dato che si è creato questo campionato, un po' io lo chiamo il modello Milan, cioè, mi spiego, questo Ibrahimovic che è riuscito a trasformare il Milan, magari potrebbe adottare questa dinamica, diciamo così, anche il Napoli, con un parametro zero che si libererà a giugno e che, tra No, già virgolette, lo so il nome, lo anche... so già il nome io che fai, tra un attimo, lo faccio No, fare è difficile, non lo so se... No, difficile no. a te. Ah, C'è no. anche un legame di sangue, un mezzo Lo legame di so, è sangue con lui. Agüero, Agüero. Esatto, il Kun No, Agüero, esatto. Il Kun lo sapevo. Agüero potrebbe veramente far dare veramente quel surplus, dare veramente secondo me potrebbe veramente alzare la qualità proprio della squadra, ma anche nei momenti difficili, come diciamo sempre, dove questa squadra quest'anno ha peccato. Un po' di personalità, magari potrebbe una figura così potrebbe veramente dare quella spinta in più. Ti Non so do, che cosa ne pensa, no, cosa ne pensavi, ti do Paolo? due risposte. La prima è su Agüero, no? Sulla tipologia di giocatore che ha Agüero, esco pazzo io. Il centravanti, in Vero, baricentro vero. basso, veloce nello stretto, tempi di inserimento, tiro da fuori, tecnica nello stretto, insomma, fenomenale. Proprio il tipo di centravanti mio preferito in assoluto, no? L'unico che può ricordare Romario, che è stato uno dei miei preferiti, insomma, eccezionale. Detto questo, dobbiamo dire tutto, però non possiamo fare solamente l'identikit, la scheda tecnica del giocatore. Sulla scheda tecnica 10, punto. Poi ci sono altre però controindicazioni. Ultimo anno e mezzo quasi sempre infortunato. Questo Sì, questo purtroppo è è vero, sì. successo. Seconda controindicazione gravissima, viaggia a 10, 14 milioni 12, netti. 14 milioni di ingaggio. Viaggia su queste cifre qua. Quindi mi sembra È una sinceramente cifra, potremmo dire, improponibile. impossibile per Sì. il Napoli. Mi sembra per Poi queste due un'altra cosa. ragioni improponibile. Poi Agüero E poi avrà richieste comunque importanti. impazzisce, dice voglio andare a provare l'esperienza di, diciamo, il suo ex suocero è stato l'idolo di Infatti. tutti noi, l'ex perché ora è diviso con la figlia di Sì, è Diego. diviso, sì, sono separati, sì. Però diciamo il mio ex suocero, il mio grande allenatore con la nazionale argentina, voglio provare, anche se non è all'altezza poi di Maradona, lasciamolo da parte. Non è all'altezza di fare quello che ha fatto No, Maradona, non assolutamente, arriverebbe Diego. no, in assoluto né all'altezza, in particolare non arriverebbe nemmeno nel momento migliore della sua carriera. Diego non solo è venuto a Esatto. Napoli, ma è venuto nel momento migliore della sua carriera, quindi una favola irripetibile. Vero. Però sinceramente se Esatto. dovesse impazzire lui e avere miti pretese, allora è un pensiero ce lo devi fare. Però Infatti, sì, partendo dal presupposto. una terza controindicazione, che te ne fai di Osimhen, che te ne fai anche di Mertens, cioè dovresti andare... È una operazione troppo complessa, non così facile come quella di Ibrahimovic al Milan. E poi un'altra domanda, Paolo, cioè, un'altra tua considerazione. Io nel ruolo di Demme, che comunque è un ragazzo che sta nel pieno delle sue forze, però comunque, se non sbaglio, sta sotto i 30, tocca i 30 anni,30? non vorrei Sì, sbagliarmi. Demme credo sia Sì. 91. Sì. Sì, 91, quindi sì. sì, diciamo, quest'anno fa 30 anni, quest'anno fa 30 anni, quindi per un mediano, diciamo, voglio dire, inizia un pochino... Diciamo, forse i chilometri fatti in campo forse iniziano un po' a diminuire, chissà. Io non so se nel 4-2-3-1 io vedrei bene un giocatore come, cioè un centrocampista, come il famoso, se vi ricordate, Emerson, il Puma Emerson. Quello Sì. Roma, non so, a me Juventus. piacerebbe tantissimo nel 4-2-3-1 vedere un giocatore alla Puma Emerson, cioè Ma ce ne trovare un stanno, ma ce ne ragazzo da mettere stanno, lì. ma ce ne stanno di giocatori buoni in giro per il mondo, ci stanno Sì. dei giocatori buoni in giro per il mondo che rientrano nei parametri del Napoli. Non è che dobbiamo andare necessariamente a parlare di De Bruyne o di Kimmich che sono No, irraggiungibili per il assolutamente. Napoli, ce ne stanno.
il Napoli è stato in grado di trovarli negli anni passati e li può trovare, per me ne ha trovato pure uno negli anni recenti, perché lo stesso Fabian è un giocatore che insomma è bello averlo nel Napoli, sarebbe bello averlo ancora per anni nel Napoli, ma tutti dicono che se ne andrà sicuramente, vediamo. Io non perché lo so. Se già lui non fu pagato poco, no, 30 già milioni, è stato, sì. È per forza. Grazie Francesco. Ultima, posso fare un'ultimissima considerazione? Sì. Veloce, sono veloce, vorrei consigliare a tutti i tifosi del Napoli, io che diciamo so un po' nel campo dei bilanci e quante aziende e quant'altro, di, come dici sempre tu, di seguire il tuo consiglio, se avete voglia di capire qualcosa in più di questa materia, che è una materia difficilissima. Esatto. Seguite Bellinazzo, lasciate stare i siti, lasciate stare quello che leggete, i debiti. Seguite Bellinazzo. Ma io sono per le specializzazioni. Non se si parla di economia, io e Antonio abbiamo fatto una puntata 2 anni fa, io, Antonio e Bellinazzo, ti ricordi? Come no. Dove... Ma noi ci affidiamo, pure uno dei siti ci affidiamo a Bellinazzo. Tra l'altro devo dire che mi fece molto piacere lo scambio di complimenti, perché io riconoscevo a lui di essere il numero uno da questo punto di vista, e lui diceva che io lo ero da un punto di vista tattico, quindi del genio per le cose tattiche. Ero tra due numeri uno praticamente. Bellinazzo, però... Solo io non c'entravo niente. Aspetta, ma vorrei trovare quello là numero uno per quanto riguarda invece il mercato. Il calcio mercato, ma lì faccio un po' più fatica a trovarlo. Grazie Francesco, ciao. Grazie, un saluto al mio amico Nicola Punto, bomber, grande bomber del calcio casertano, del calcetto casertano. Grazie, lo salutiamo. Ciao Francesco. Ciao. Buona serata. E ci fermiamo. Da Euronics Gruppo Tufano, acquista 2 o più prodotti per un importo complessivo di almeno 799 euro e subito per te c'è lo sconto dell'IVA. KitchenAid impastatrice con movimento planetario, tua a 286 euro. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. Euronics Gruppo Tufano, ti conviene sempre! Nova Art Infissi rende fantastica la casa dei tuoi sogni. Dal 1986 con maestri e artigiani realizziamo dagli infissi alle porte, dalla cucina al bagno, dal living alla cabina armadio, fino all'arredamento completo. I vostri desideri ci hanno fatto crescere. Nova Art Infissi, via Pigna 64, Casalnuovo di Napoli. Telefono 081 522 55 19. Segui le nostre pagine social su Facebook ed Instagram. Benvenuti nel mondo di Termotecnica. Da anni ci occupiamo della cura di caldaie, condizionatori, scaldini e tanto altro. Con passione e serietà ci dedichiamo alla cura dei nostri clienti, vantando uno tra i migliori customer care della Campania. Assistenza autorizzata dei marchi Chaffauteau e Armand Saunier Duval. Termotecnica, a Melito, in via Lago Trasimeno 2123. Telefono 081 01 20 311. Sul web assistenzatecnicacaldaie.it e chaffauteauassistenza.it. Professionalità e qualità, la soluzione giusta con Euroservice. Servizi ambientali, gli specialisti in servizi di pulizia, disinfestazione, pest control, manutenzione aree verdi, bonifiche ambientali, lavori di smaltimento rifiuti. Contattateci, il nostro personale specializzato è a vostra disposizione. Euroservice, a Napoli, in via Roberto Bracco 45, per info 392 318 8088. Eurometal Benitozzi. Dedichiamo il nostro lavoro rispettando le idee altrui e garantendo professionalità e serietà. Lavorazione in alluminio a taglio termico, zanzariere, sostituzione vetri blindati, tapparelle in alluminio, PVC, acciaio, motorizzate e manuali, tende da sole, verande e scorrevoli, lavorazione e riparazione ferro. Qui puoi acquistare i tuoi infissi a metà prezzo, grazie al credito Eco Bonus. Eurometal Benitozzi, via Vicinale Tamburriello 1, Casalnuovo, telefono 081 52 29 541.
sicurezza e igiene dappertutto con CHL Service. I specialisti con un'esperienza ventennale nella disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e pulizia professionale di qualsiasi ambiente. Siamo distributori dei migliori prodotti per l'igiene civile e aziendale. Grazie al costante aggiornamento garantiamo ai nostri clienti professionalità, tecnologia ed efficienza. Siamo a Napoli, in via Nuova Poggio Reale 92A. Telefono 081 27 71 443. Sul web chlservice.it. Noval Group. Da oltre 40 anni specializzati nella progettazione e produzione di infissi in alluminio e alluminio legno, 100% made in Italy. Una grande tradizione in costante innovazione e la certezza di un'assistenza tecnica specializzata ci rende apprezzati in Italia e all'estero. Vendita di profilati e accessoristica per serramentisti. Realizzazione di una gamma completa di serramenti, oscuranti e porte interne in alluminio, infissi a taglio termico. Cerca il tuo punto vendita più vicino a te, contattandosi allo 081 831 9604 e sul web novalgroup.it. Eccoci qui per gli ultimi 15 minuti di trasmissione. Poi la replica alle 23.30 circa, questa sera poi ci ritroviamo venerdì con una nuova puntata di A Tutto Napoli, quando saremo alla vigilia di Napoli-Crotone che si gioca sabato alle 15. Andrei da Claudia. Sì, nella telefonata precedente, prima della pubblicità, abbiamo parlato di conti, di economia, non che io me ne intenda troppo, però Gio del Core dice: con la fine del fair play finanziario il Napoli sarà scavalcato da Roma, Fiorentina, Bologna, Parma, perché le proprietà sono più ricche di quella di Aurelio De Laurentiis? No, non credo, perché comunque il bacino di utenza è sempre determinante. Napoli è la terza, quarta forza del calcio italiano per quanto riguarda, sì, i tifosi determinano per quanto riguarda gli introiti dei diritti televisivi, che rappresentano circa il 75-80% del fatturato, sì. Quindi tu non penso che esistano più i mecenate che di tasca loro facciano i grandi investimenti, quindi il patrimonio personale non riesce non più a incidere. Poi quei club, aggiungo solo che quei club comunque, non andando in Europa, non erano, diciamo, sotto monitoraggio dell'UEFA, quindi potevano spendere già da prima. Così come, ad esempio, l'unico che ha speso, diciamo, di tasca propria, diciamo così, la proprietà del Sassuolo, che infatti quando andò in Europa quell'anno fu segnalata per il fair play finanziario, perché aveva sponsorizzazioni eccessive, perché era diciamo lo stesso sponsor della proprietà, riconducibile alla proprietà stessa. Quindi quei club lì potevano spendere già da prima, anni, sì, non perché non sono sotto monitoraggio. Tu vieni monitorato quando vai in Europa. Evidentemente l'amico si preoccupava di quella classifica che ogni tanto viene fuori, i presidenti più ricchi, e vede che De Laurentiis è 16esimo, 17esimo, 18esimo. Il Bologna, ad esempio, è tra i primissimi, però non ha fatto grossissimi danni. Perché dovrebbe poi... Cioè già li sta facendo, ma non sono sufficienti per arrivare a quelle 7. Le regole per far aumentare il fatturato e poter prendere determinati calciatori attualmente lo impediscono. Che puoi fare? Puoi mettere uno sponsor tuo, invece di valutarlo 8 lo valuti 15, lo valuti 20, ma non è puoi mettere 200 milioni nelle casse. Cioè non annulli il gap con quelle prime 7, che ormai è profondo il forse suo. Diciamo la Fiorentina potrebbe, però è difficile, perché le prime 7, per la verità, nelle prime 7 c'è un caso un po' particolare, quello dell'Atalanta, sì, che con l'organizzazione sta nelle prime 7, altrimenti dovrebbero essere le prime 6 per bacino di utenza Juventus, Milan, Inter, Napoli e le Romane, questo dovrebbe essere, queste 6 squadre qui. Mo sta l'Atalanta che dà fastidio con un progetto tecnico, poi Gasperini può piacere o meno, però panchina d'oro, progetto tecnico di nuovo, e societario però. Perché alla fine come ingaggi, come società, è rimasta lì l'Atalanta, non è che abbia fatto negli anni chissà cosa. Però la mia preoccupazione per è quando che il progetto tecnico ha valorizzato però non solo, io penso che quando andrà via Gasperini loro resteranno a quei livelli oramai, perché c'hanno un'organizzazione alle spalle che è difficile da smontare. Luca da Avellino. Paolo, buonasera. Erano tutti di amici della nostra regione. Ciao Luca. Buonasera, compagni della trasmissione. Un po' emozionato per la videochiamata per televisione. No, vabbè, va benissimo. Perdonatemi. No, per carità. Penso che sia naturale. Ma io sinceramente mi rispetto il capitano d'azienda Aurelio De Laurentiis, chapeau, per l'amor del cielo, per tutti questi anni. Ho sempre difeso il suo operato economicamente, al contrario.
Però negli ultimi tempi sono uno di quelli che sinceramente non sono basso un contrario, però non si gestisce così un allenatore, un giocatore, un gruppo di lavoro come ad esempio ultimamente Gattuso, che per mille motivi quest'anno, che sono contingentati al fatto prima del Covid, poi per gli infortuni, ma dovuti perché si gioca ogni tre giorni, addirittura il Napoli è una di quelle squadre che è stata falcidiata da questa esperienza e quindi si è sbattuto ai 4:20 il nome subito di un nuovo allenatore papabile. Tu puoi fare tutti i contatti che vuoi, presidente Aurelio De Laurentiis, assolutamente, e nelle tue corde lo devi fare, lo farei pure io se dovessi cambiare il mio dirigente e mi guardo intorno, ma non lo vado a spiattellare ai 4:20 in modo... Guarda Luca, Luca, dico due cose, sono d'accordissimo con te, anche sulla ricostruzione che hai fatto legata ai tempi, perché io per tanti anni, tant'è vero che qualcuno mi accusava di essere troppo pro De Laurentiis, ma troppo pro il cavolo, non sei mai stato... Il Napoli andava benissimo, le cose erano fatte tutte secondo me nella maniera buona, e quindi perché non parlarne bene, per avere paura che qualcuno ti diceva che eri pro? A me non me ne frega nulla. Adesso negli ultimi anni, da un punto di vista della comunicazione, della gestione della stagione internamente e anche del mercato per certi versi, le cose mi sono piaciute di meno anche a me negli ultimi anni, devo dire la verità. E da quando il Napoli è arrivato, secondo me la colpa è questa, e anche per certi versi la giustificazione, da quando il Napoli si è sentito troppo forte per aver sfiorato, vinto, e poi ce l'hanno tolto quello scudetto di due anni fa, quello è stato l'inizio di tutti i problemi del Napoli, perché il Napoli non ha avuto la capacità di riflettere su quanto su qualcosa di miracoloso che era quasi accaduto, e ha pensato che invece era quella la reale nostra forza. Siamo usciti un po' fuori dalla nostra dimensione, ecco. Sicuramente, ma assolutamente, ma io penso, ti dico ancora di più, io credo che lui dopo il coup di teatro che Ancelotti tale si è rivelato che Ancelotti sia andato in difficoltà, e purtroppo il presidente Aurelio De Laurentiis dal punto di vista gestionale dell'area tecnica, lui è padre padrone, e nonostante abbiamo avuto nei vari anni dirigenti tranne Pierpaolo Marino, però abbiamo visto come è andata a finire con Pierpaolo Marino, poi abbiamo avuto Bigon e poi oggi abbiamo il signor Giuntoli. Purtroppo lui non ha un uomo, un consigliere tale nel suo organico che è di esperienza, uomo di calcio che poteva parlare al suo orecchio in momenti focali, come è stato il dopo Sarri. Guarda, quello che mi viene detto, quello che mi viene detto, allora dico questa cosa. Io conosco De Laurentiis, pare si senta con 20, 25, 30, 40 personaggi fra allenatori, procuratori, dirigenti, giornalisti, si senta con 30-40 persone abbastanza frequentemente, no? Un numero secondo me e anche questo secondo me è errato. Secondo me è un numero elevato, esatto, questo stavo dicendo. Secondo me è meglio fidarsi di pochi, poi con altri mai dei rapporti sporadici, ma tenere in piedi tanti rapporti ai quali dai rilevanza, mi sembra poi la sintesi diventa complicato farla. Detto questo, qualcuno di questi 30, 40, non so quanti sono, lo conosco, e qualcuno di quelli che io conosco, che si sente abitualmente con De Laurentiis, mi dice che De Laurentiis oramai parla di calcio anche con grandi allenatori, grandi calciatori, grandi dirigenti, alla pari, da un punto di vista tecnico, intendo. E questo è sbagliatissimo, perdonami. Ma se sei convinto... questa sua presunzione è sbagliata, perché lui, nonostante viene da... ormai sono 17 anni e passa di esperienza, penso che possa avere quell'esperienza tale, e si è dimostrato, l'abbiamo avuto negli ultimi anni, lo scotto che ha pagato. Perché per l'amor del cielo qualcuno gli ha detto che è fortunato, ma chi non osa non sbaglia, assolutamente. Luca, che significa capirne di calcio? Capirne di calcio, ci sono 20 livelli, no? Capirne di calcio ne capiscono milioni di persone, no?
Poi dopo, certo, saper individuare velocemente un atteggiamento, un sistema di gioco, i principi di gioco, le caratteristiche dei calciatori, dove possono essere esaltate, incominciamo a fare 2, 3, 4, 5, 6, 7 livelli sopra. Poi essere in grado di allenarli, di mettere bene insieme in campo, incominciamo a fare altri 6, 7 livelli sopra. Quindi ne capiscono di calcio tanta gente, però in che modo? Paolo, ma posso capirne io di calcio? Ma da tifoso, da appassionato, ma diverso è capirne di calcio per tenere in piedi un'azienda che fattura milioni e milioni di euro e tenerla poi a certi livelli. È totalmente diverso. Tu non puoi applicare la tua gestione, ecco, che hai avuto casomai nel cinema, no, come no, esperienza no, lavorativa, nel calcio. Allora, se una Juventus, ma non per parlare della Juventus, ok, facciamo un'altra cosa. Avete parlato dell'Atalanta. Il Napoli non ha una cantera, se la vogliamo dire così, non ha un settore giovanile, perché qualcuno dice che costa 30 milioni, 50 milioni la gestione di una cantera. Ma signori cari, noi abbiamo regalato e sforniamo ogni anno giocatori campani, per non dire prettamente napoletani della provincia, che fanno le fortune delle squadre del nord. Allora, i signori che, ecco, lui probabilmente non vuole tenere a che fare con questi signori che vengono a scaccheggiare il nostro territorio. Ma caro presidente, questa è la realtà. Però c'è l'alternativa, Luca. Confrontare. C'è l'alternativa. Se non vuole andare a controllare perché ha delle perplessità il mercato nostro, può col settore giovanile sicuramente andare ad attingere da altre parti in giro per il mondo e si fa lo stesso un settore giovanile, Paolo, allora, migliore. Oggi allora, hanno perso, Paolo, un'altra volta la situazione di classifica. No, hanno vinto. Ma oggi hanno vinto? Sì. Hanno vinto, meno male. Paolo, allora ti faccio a te la domanda, poiché tu sei un cultore del calcio Napoli e quindi hai il nero su bianco per potermi rispondere. Cioè, quanti giocatori, da quando c'è Aurelio De Laurentiis, giovani, che ha comprato, che in realtà sono emersi nel club e hanno fatto la fortuna del club? Se mi fai più o meno il conteggio, io no, dirò... Ma per giovani che intende? Giovani dal settore giovanile sono arrivati... Il settore giovanile che intendo io... Se un Donnarumma, ma parliamo degli ultimi... La Donnarumma è tifoso del Milan, voleva andare lì. No, no, lui dice nel Napoli. No, ma è del Napoli. Però giovani... Nel Napoli uno, Insigne, finito l'Ele. Ok, giovani della primavera, no, giovani in generale ne ha tirati fuori tanti però. Noi, il calcio Napoli, se parliamo solo del territorio napoletano, non ha nessun... affiliazione con le squadre calcio. Sì, questo è un vecchio discorso. Ma questo però non è, questo non è vecchio. Sì, però questo risale a prima di De Laurentiis addirittura. Questo è un punto di contatto fra le gestioni. Anche Ferlaino riteneva opportuno non avere tutti questi collegamenti. Luca, ti devo salutare, è finita la puntata. Assolutamente. Vabbè, Paolo, complimenti a voi. Scusatemi un po' l'emozione, ma no, assolutamente. Per televisione. Assolutamente. Buona serata. Grazie e complimenti per l'intervento e ci fermiamo pochi secondi. Ciao a tutti, siamo noi della Expert Gas. Vediamo adesso insieme cosa abbiamo riservato per voi. Il tuo climatizzatore di ultima generazione, compresa di trasporto e installazione, a partire da 599 euro. Tutti i climatizzatori sono con tecnologia inverter, doppia classe A, con modulo Wi-Fi, disponibilità di tutte le dimensioni e potenze. Scegli la tua caldaia a condensazione tra i nostri marchi. L'offerta del mese prevede una caldaia Baxi o Vaillant con climatizzatore da 9000 BTU in omaggio. Scegli il tuo addolcitore salvaspazio per ogni problema di calcare. Nella nostra vasta gamma di addolcitori affinatori potrai eliminare ogni tipo di incrostazione causata da calcare e potrai bere finalmente acqua dal tuo rubinetto di casa. Inoltre vi proponiamo i migliori marchi di stufe a pellet in base alle vostre esigenze. Possibilità di stufe ventilate, idro e inserti per camini a pellet. Chiama i numeri in sovraimpressione. I nostri tecnici saranno a vostra completa disposizione per un preventivo gratuito e senza impegno.
Allora, ci vediamo venerdì per un nuovo appuntamento, Antonio, dove presentiamo un po' più nel dettaglio Napoli-Crotone. Sì, ci avviciniamo. Ah no, c'è una telefonata, scusami, allora ci salutiamo fra un attimo. Credevo che era finito il tempo. Giuseppe da Vitulazio. Ciao. Ciao Paolo. Ciao, buonasera. Ti volevo dare solo uno scoop velocemente, poi però non ti arrabbiare. No, per carità. Luciano Spalletti ha preso casa a Napoli. Ah, mannaggia la miseria. Ma gliel'hai affittata tu? No, scherzavo, dai. Comunque sempre Forza Napoli e complimenti per la trasmissione. Purtroppo ho avuto poco tempo per parlare, comunque ci vedremo alla prossima. Vabbè, non fa mettere chiusi paura, però Giuseppe. Poi all'ultimo, eravamo in chiusura, questo piccolo dolore. Ma poi hai citato proprio veramente l'unico che Paolo non digerisce, mi sa. Lo so. Va bene che già ci siamo sentiti diverse volte. Non lo so, non voglio, fin quando non viene annunciato il nome di un altro, non mi sento sicuro perché potrebbe... No, perché, per carità, il casting è talmente ampio che non si può sapere, va a finire che quel giorno... La trappola è dietro là. Nel giorno decisivo dice la frase giusta. Parla così bene e lo convince. Che ne sai? Se dipende da un casting e non dal tuo pregresso, può succedere di tutto. Perché il casting tu devi decidere, devi convincere in quel momento, no? Per definizione il casting è questo. Ma guarda, se dipendesse dal pregresso. Però Luciano Spalletti sarebbe uno ideale, no? Per? Spalletti sarebbe uno ideale. Ma per fa che? ti sta provocando. No, guarda che io ti stimo tanto, sono pure iscritto alla tua pagina. Grazie Giuseppe, un abbraccio. Ci sentiamo, arrivederci. Buona serata. Diciamo ci sono poche certezze se arriva Spalletti a Napoli. Una delle certezze è che se Kiss mi propone ancora, Kiss Italia, Kiss Napoli, al termine della partita di fare io la one-to-one con l'allenatore avversario, ci sono buone possibilità che se Spalletti dico di no. Questa è una delle certezze, diciamo. Con tutti gli altri me le vado a fare le one-to-one. Importante, direi, è una certezza importante. Tra l'altro io non sapevo neanche che fosse, insomma, in questo casting, perché nel sondaggio, ad esempio, che avevamo lanciato, io non l'avevo neanche inserito. Sondaggio, non so se vogliamo aggiornarlo, proprio in chiusura. Non c'è. 9.000 voti, Paolo, siamo arrivati su tutto Napoli. È possibile ancora votare. Sarri 45, Gattuso in rialzo 23. Vedi, quello che più o meno... Allegri 14 e poi scendiamo veramente marginali. Gli altri, però, Italiano comunque davanti a tutti gli altri. Pure 5%. Io avevo Italiano terzo, però io avevo meno distanza. Però questo è un campione importante, 9.000 sono tanti. Io avevo meno distanza nel mio sondaggio fra Sarri, un poco più, ma però era meno la distanza di quella che avete voi con Gattuso. Grazie ad Antonio Gaito, ci vediamo venerdì. A te, buonasera a tutti, ciao Claudia. Claudia, ci vediamo giovedì prossimo, perché mercoledì c'è la partita, quindi settimana prossima giovedì. Ciao ragazzi e buonasera a tutti. Saluto, la replica alle 23.30, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buonasera a tutti. In collaborazione con Euronics Gruppo Tufano, Prestito Più, Euroservice Servizi Ambientali, Expert Ga, il clima ideale per ogni tua esigenza di vita.